tutti, bentornati al nuovo video. Oggi parleremo delle bombe fatte in casa. Queste bombe sono utilizzate per la vostra vasca da bagno, le immergete nell'acqua e friggono. Adesso vi spiegherò come fare. Iniziamo subito con gli ingredienti: bicarbonato di sodio, dell'acqua, una pallina, quelle di Natale si comprano dai cinesi oppure le trovate anche su internet, dell'olio essenziale alla rosa, del colorante alimentare sia in polvere oppure in gel, dell'acido citrico, dell'amido di mais, un cucchiaino di olio d'oliva, una ciotola e una bilancia. Iniziamo! Eccoci qua, allora prendiamo la bilancia, prendiamo una ciotola e iniziamo a misurare 200 g di bicarbonato. L'abbiamo messi, poi aggiungiamo 100 g di amido di mais. Iniziamo tutto, ok, ci sono 100 g. E poi gli aggiungiamo 100 g di acido citrico. L'acido citrico serve per fare che le bombe frizzano nell'acqua. L'acido citrico lo potete trovare sia in drogheria che anche in farmacia a un prezzo ragionevole. Quindi vedete che ne possiamo aggiungere 100. Ok, dopodiché togliamo la bilancia e mescoliamo tutti e tre composti. Ok, questi tre composti li lasciamo da parte e prendiamo il bicchiere con un cucchiaino d'olio e insieme ci mettiamo 15 gocce di rosa. 12, 13, 14, 15. Io ho usato la rosa essenziale, quella per i dolci, perché gli altri oli essenziali che si comprano o dai cinesi o altre parti sono sostanze chimiche, quindi per la pelle non andrebbe bene, quindi evitate e comprate gli oli essenziali, quelli naturali, che li trovate anche questi qua o su internet oppure in drogheria. Insieme all'olio e le gocce alimentari ci aggiungiamo il colorante alimentare. Anche il colorante alimentare ne aggiungete qualche goccia. Usate sempre prodotti naturali, anche questi qua li trovate comunque adesso dappertutto. Mischiamo il tutto, magari con uno stuzzicadente, e lo trovate sia in gel che in polvere, come preferite voi. Io ne metto 3 gocce e scendo, ok, e girate anche questi tre composti. L'olio deve prendere il colore del colore alimentare. Metto già il profumo di rose. Ok, adesso prendete i vostri tre composti che avete mischiato prima, quindi il bicarbonato di sodio, l'acido citrico e l'amido di mais, e aggiungete questo composto che abbiamo fatto di colorante alimentare, quindi io ho usato un rosa, l'olio e le gocce essenziali di rosa. E iniziate a mischiare il tutto. Non vi preoccupate se vi fa gli grumi. Piano piano vedete che il composto inizierà a colorarsi. Ok, dopodiché vi aggiungete pian piano l'acqua. Non vi preoccupate se frizza, eh? Questo composto deve essere compatto
e omogeneo, per far sì che poi quando lo mettete nelle palline, quando le unite, scusatemi, le palline, vi rimangono appiccicati il composto. Allora, dopo aver riunito tutti i composti, sia i liquidi con i secchi, dovremo avere un composto compatto così. Dopodiché possiamo prendere le palline, oppure se non avete le palline possiamo prendere gli stampi in silicone, quelli che si usano per fare ad esempio la pasta di zucchero, gli stampi da fare i budini, qualsiasi stampo, purché che sia di silicone. Prendiamo l'altra metà della pallina, ne aggiungiamo il composto che abbiamo fatto e nell'altra pallina ne aggiungiamo l'altro composto, li uniamo e facciamo fuoriuscire il composto e uniamo le parti della pallina. Così. Poi battiamo da una parte, battiamo dall'altra e piano piano tiriamo fuori la pallina. Ecco qua la pallina fatta. Ecco qui la pallina. Questa è la forma della pallina che deve prendere. Le posate su un piatto e le fate asciugare da 1 a 2 ore. Ecco qua le vostre palline bombe da bagno per il vostro bagno. Le fate asciugare da 1 o 2 ore oppure un giorno, dopodiché vi preparate la vostra vasca da bagno e le immergete dentro l'acqua e vedrete che vi colora l'acqua e vi frizzano e ha un profumo di rosa. Questo è tutto, mi raccomando mettete mi piace, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!